Per la prima volta devo dire che ho visto una partita normale dal punto di vista del pubblico, perché c'erano circa 5.000 spettatori, quindi quasi per intero il 75%. E poi una bella partita tra una squadra esperta come il Bari e una squadra molto giovane e molto valida tecnicamente come il Campobasso. Lei ha elogiato il Campobasso qualche settimana fa per il gesto che ha fatto il tecnico insieme alla squadra di restituire il pallone all'Andria durante Campobasso Bari, insomma, ha voluto mettere in evidenza questo gesto nel segno del fair play. E anche per questo ho accettato subito l'invito del presidente di venire qui, perché mi sembra che abbiano compiuto un gesto di fair play come la Lega Pro deve essere nella sua espressione mentre gioca alla partita. La partita è una partita importante, si giocano 3 punti, ma quando ci sono gesti come quelli che ha compiuto il Campobasso con l'Andria, è il vero sport, è il vero calcio. Senta, la Lega Pro 21-22, che campionato è? Sicuramente nel segno del ritorno agli stadi, che è uno dei punti pregnanti proprio della nuova stagione agonistica. Sì, questo è, non è facile riportare il pubblico allo stadio, perché la lunga notte della pandemia ha cambiato il modo di vivere, il pranzo della domenica, stare in famiglia tra il gruppo di amici. E in più ancora c'è la paura per il virus, perché se si pensa bene, tutti i gesti che si compiono allo stadio sono quelli che in questi 2 anni ci hanno detto che non dobbiamo fare. Dobbiamo lavorarci, così come ci ha lavorato il Campobasso, allora ci raggiungono risultati. È un lavoro lungo, è un campionato tecnicamente valido, fortemente partecipato e combattuto in tutte le categorie, quindi è un campionato che finalmente torna a parlare prevalentemente di sport e non di Covid. Un'ultima cosa, poi la ringrazio e la saluto. Insomma, lei ha accettato l'invito del Campobasso, lo ha elogiato giustamente qualche settimana fa dopo il gesto di fair play. Insomma, c'è un bel rapporto tra la presidenza della Lega Pro e la proprietà del Campobasso, questo mi sembra fuori discussione. Mi sembra evidente, ma c'è anche un bel rapporto, lo devo dire, con il prefetto. Abbiamo avuto un lungo colloquio nel corso di questi giorni per quanto riguarda la presenza del pubblico. Credo che abbiano svolto e fatto un lavoro egregio, e lo ringrazio, e ringrazio il questore, le forze di polizia per aver permesso quello che è avvenuto anche ieri sera. Mi raccontano che nei ristoranti di Campobasso i tifosi del Bari lo hanno invaso con un gesto di amicizia e di rapporto incredibile. Questo è il calcio, e questo è merito delle forze della polizia e degli uomini della sicurezza. Ho avuto un colloquio sia con il sindaco che con il presidente della regione, a conferma di un rapporto tra la società e le istituzioni massime della città e della regione. Non a caso Campobasso insieme ad Ancona forse sono le uniche 2 club regionali riconosciute anche come club regionale. Nelle altre regioni c'è una difficoltà a riconoscere il capoluogo come squadra, diciamo, che rappresenti tutta la regione. Concludo con il presidente. Certamente sì, c'è un ottimo rapporto, lo ringrazio, ma con il presidente, con l'amministratore delegato, con il direttore, con il segretario, un po' con tutto lo staff, che è una società giovane che vuole crescere, e credo che oggi anche il pubblico dimostri che gli sta vicino.